ci puoi dire del tuo personaggio nella fiction La guerra è finita? Quali sono i suoi pregi, i suoi difetti e come è stato interpretarlo? Nella fiction, nella serie La guerra è finita, io interpreto Stefano Dell'Ara, sono un giovane avvocato che è stato un militare e ora ritorno in un'Italia completamente cambiata, dove gli schieramenti sono cambiati, sono saltati e improvvisamente riesco a esercitare un mestiere che è quello che è sempre stato il mio sogno, cioè in qualche modo realizzare la giustizia, e mi innamoro di Giulia, questa donna bellissima interpretata da Isabella Aragonese, che difende dei bambini e protegge una realtà di cui io non capivo e non sapevo nulla, non conoscevo e non sapevo che le stesse angherie, e anche peggio, che ho subito in prigionia, poi in qualche modo sarebbero state perpetrate sugli ebrei e sui bambini. Quindi vedere questi bambini che hanno questa fragilità, questa voglia di vivere incredibile e poi a partire dal futuro cambia Stefano, lo trasforma in una persona che è un eroe romantico, è una persona che vuole molto bene ma che trova anche una missione e trova anche la possibilità di contare e di aiutare nella vita. Ci sono delle scene con i bambini molto, molto toccanti, anche perché molte di queste storie saranno accadute veramente. Com'è stato girarle e che rapporto hai avuto con questi ragazzi? La cosa bella è che io precipitavo dentro questa storia come un astronauta precisamente in un posto nuovo e lo imparavo poco per volta. Quindi il mio rapporto con i bambini è stato pari passo con quello del personaggio che entrava piano piano, li conosceva e poi siamo diventati amici, entrava con un macchinone pazzesco, loro che lo smontano a un certo punto e quindi è stato divertente così. E poi con grande rispetto perché loro hanno fatto tantissimo lavoro, è stato un lavoro che ha durato Michele Soavi, è stato montato da Stefania Rodar, c'è stato un lavoro di coaching molto importante per poterli mantenere freschi, veri ed emotivi così come li vedete nel lavoro. Quindi è stato molto importante lasciarli vivere, lasciarli recitare, perché loro in questo sono grandi maestri, sanno recitare e vivere intensamente una cosa molto 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 più grande. Nella storia ovviamente si parla di olocausto, di liberazione, però diciamo, la chiave di lettura è diversa, è particolare. Secondo te cosa si può comunicare al pubblico in questo modo? La forza di raccontare un momento tragico della nostra storia come l'olocausto aveva bisogno di una penna, due penne in questo caso molto forti di petraglia, per poter vedere questo mondo e raccontare questa tragedia, ma anche dare un senso di voglia di vivere, di rivalsa rispetto a questa tragedia. Come si può sopravvivere a una cosa del genere? Come, chi può farcela? Chi ha la voglia di vivere che hanno questi bambini? Chi è rimasto un po' bambino? E tutte le persone, questo sì, che si occupano, e ce ne sono tante, è un tema attuale, ogni giorno, oggi, nel volontariato, nel cercare di dare una mano per fare un cambiamento, per fare una ricostruzione. E questo era importante 70 anni fa come è importante adesso, anzi io direi che è esattamente parallelo, la storia si sta ripetendo. E quindi questo è il senso della storia che vogliamo raccontare. Dare la possibilità di avere uno sfondo, di ricordare quel momento e di prendere esempio. Grazie.